Ragazzi, ragazzi, è una settimana che non ci vediamo. Allora, io sono qua in campeggio con le mie compagne di stanza. Siamo in stanza adesso perché ci hanno appena dato i cellulari e siamo appena tornate da una scarpinata piuttosto faticosa. Era tutta in salita, quindi siamo stanche morte. Un po' tutti, anche i ragazzi. Sono a Canazei, in Trentino Alto Adige. E sono qua da 5 giorni, cioè dal 15 e adesso oggi è oggi è il 20. Le mie compagne si stanno ridendo e scherzando e ogni tanto mi fanno anche ridere anche a me mentre registro. Quindi, allora, siamo stati 3 giorni che facciamo solo delle scarpinate, quindi non ci siamo neanche riposate, cioè siamo stanchissime. Poi siamo rimaste a dormire in rifugio. E dov'è che siamo andate? In rifugio. Siamo andate al rifugio Violet ed era in alto. Io ho fatto una fatica che non ne avete neanche un'idea. Adesso sono qua sulla finestra seduta che sto registrando e sto anche guardando un po' fuori perché c'è un panorama bellissimo. Si vedono tutte le Dolomiti. Si vedono tutte le Dolomiti. Ed è il tramonto, quindi c'è anche un bellissimo paesaggio. Sentite giù che ci sono i ragazzi che stanno giocando a calcio e le ragazze ascoltano della musica da discoteca. E cosa posso dire ancora? Ah, vero, il tema del nostro campeggio è Harry Potter e l'Ordine della Fenice, quindi siamo state divise nelle 4 case. Divise e divise nelle 4 case: Grifondoro, Serpeverde, Tasso Rosso e Corvo Nero. Allora abbiamo già giocato a Quidditch, però ovviamente non con le scope volanti perché non ci sono. Ed è stato bello. Poi domani andiamo a patinare. Poi cosa posso raccontarvi? Allora, qui si sta benissimo. Di sera è perfetta, la temperatura è perfetta. Ci sono le educatrici, gli educatori. I ragazzi ovviamente fanno sempre gli scemi e non pensano ad altro che giocare a calcio e a vincere per prendere punti e vincere la Coppa delle Case, visto che il tema è Harry Potter. Allora, poi ci svegliano un casino e ci sequestrano il cellulare. Cioè, praticamente non ce lo fanno tenere. Lo prendono loro. Anche se io sarei contraria perché lo vorrei avere sempre vicino, visto che costa anche tanto. Per questo è tutto. La vostra amica col cappello da rapper. Baci e bracci, alla settimana prossima.